Il mare di Capo Carbonara è troppo bello per non essere protetto. Per questo, qui è stata istituita l'area marina. Abbiamo diviso un ampio tratto di mare in tre zone, caratterizzate da un diverso livello di protezione. La nostra ambizione non è solo quella di proteggere, ma quella di avvicinare l'uomo alla natura, creando un rapporto sostenibile con l'ambiente sottomarino. Amiamo il nostro mare. Qui, a Capo Carbonara, sono rappresentati tutti gli ecosistemi mediterranei. I più spettacolari sono in prossimità dei tratti di fondale roccioso, ricchissimo di pesci e organismi del bentos. Oltre la scogliera, un ambiente sconosciuto, il Posidonieto. Una prateria estesa, infinita, lussureggiante. Una prateria che produce ossigeno per il mare, che ospita migliaia di creature, che offre cibo agli animali erbivori e protezione ai nuovi nati, divenendo una vera e propria nursery. Al limite del Posidonieto, i fondali sabbiosi. La prima impressione è quella di volare su un deserto, ma attenzione, perché ovunque appaiono le creature del mare. Le navi affondate durante l'ultima guerra sono state anch'esse inglobate nell'ambiente e appaiono oggi dominate dall'esuberanza della natura. Angoli di fondale ricchissimi e meravigliosi, altri apparentemente poveri di vita, praterie di posidonia estese per miglia e miglia di mare. Come fare a proteggere tutto questo? È essenziale conoscere nel dettaglio il nostro mare per capire come funziona il complesso ecosistema che vogliamo conoscere. Per questo abbiamo fatto ricorso a metodologie di indagine innovative che ci hanno portato alla realizzazione di una cartografia in tre dimensioni dell'intera area inclusa nella nostra giurisdizione. Scoprire, studiare, conoscere è la base per ottenere le nozioni che ci permettono di redigere un regolamento. Senza mai dimenticare che perché una AMP abbia senso, è essenziale che la bellezza del mare e della natura siano fruibili. Questa è la base ed il presupposto indispensabile per la sensibilizzazione che la renderà importante per la comunità, che si sentirà investita nel nostro stesso scopo.